Ragazzi, allora mi sono appena svegliata, non so per quale ambigua motivazione, voi mi vedete sempre con questo pigiama, però vi giuro solennemente, cazzo di capelli di merda, che io mi cambio. Questo è l'inizio del vlog e sinceramente da adesso al prossimo pezzo passeranno probabilmente ore. Quindi volevo solo fare un pezzo di mattina, giusto per dire sì, anch'io mi alzo la mattina. Ciao ragazze, perché vi sto salutando ancora. Allora, mi sto per truccare. E mi sono già messa questa magliettina qui perché mi sistemo già per stasera perché non c'ho sbatti dopo di ricambiarmi, mi vesto già così, devo andare a comprare il regalo della Vale perché giustamente non l'ho ancora comprato. Ed è, sì, stavo guardando sta pagina di Twitter di Girl Shop perché l'ho vista sulla pagina della Riva del Tubo e ho... Ed è sabato, cioè raga, è sabato e io non ho ancora comprato il regalo alla Valentina, sono una pessima migliore amica. Questo è il regalo della Vale, oddio, che vedrete scartare prossimamente ed è veramente bello, non era quello che voleva, però vabbè, sferrando. E poi sono andata da OVS. E mentre mio papà si era seduto sulla panchina ad aspettare diligentemente, vero papi? Non era una panchina, era una poltrona. Sulla poltrona, scusa, ho preso questo smalto qui che mio padre aveva in cassa, l'ha preso in mano e io, che bello! E l'ho preso. Questa cosa qui per mettere lo smalto che lo fanno vedere tutte, allora ho detto scusa, lo fanno vedere tutte, sarà buono. No, papà. Costato 2 euro. Tanto pago io. Questo smalto che l'ha fatto vedere Nicole. Indovina chi è Nicole? Chi? Bravo, chi si sì, sei mega per mio padre che non sa pronunciare. No, io non ho detto, io sono un'altra persona, E chi è? E chi è Kitman? Poi ho ripreso l'Extreme perché comunque è l'unico mascara che mi piace, cioè non che mi piace, che mi fa le ciglia come piacciono a me. E poi ho preso questo qui. Che è lo Stay Matte, perché l'ho preso? Chi è che l'ha consigliato? Te l'ho detto, chi è che l'ha consigliato? l'ha Chi è che l'ha consigliato. consigliato, papà? Basta ricordare. Incomincia con la M. Mia. Bravo. Gnappetta. Quindi salutiamo Gnappetta. Cioè, Gnappetta allora ha detto come potevo non prenderlo. E cerco sempre di troppo, no? Ma vale, ha messo troppo profumo e mi viene lo sbocco. Adesso, oh cazzo, adesso aprirà il regalo. Non posso aprirlo davanti a Enzo. Che bel fiocchetto. Appunto sì, è un elastico. Dopo ci sono le moraliste. Chi se ne frega? Tirarlo su, dai. La Vale in vendita per qualsiasi Quanto? a 1 euro a capello per qualsiasi. Non ho tanti, valgo tanto. Allora, cosa stai mangiando, Vale? Un panino McChicken. Io invece ho preso la pizza e poi l'ho preso. C'è gente sconvolta. Ti presentali, no? Ma vuoi farti vedere? Certo, sì. Ormai ci sono. Saluta! Lui è Paolo. È il famosissimo uomo, il boss che vuole domande su Ask. E continua a Ti rincare il sponsorizza profilo. Ask! Guarda Io gliel'ho già sponsorizzato, che se ti credo. dico di. Guarda che Lui è se ti dico. famolina su Ask. Allora, metterò il suo Ask sotto e fateli tutte le domande possibili, ok? Loro sono la coppia perfetta. Lui è passato. Saluta le mie iscritte. Un No, canale. no, 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 no. Cosa sapevi? Sì, boh, non mi ricordavo. Sì. Saluta Non so, tutti i tuoi questo cosa fan. ce l'hai? Ce No, l'hai? tuoi, ce ne hai due. Fai vedere come si vede. Africa. Presenta l'amico. E si Presenta non si presenta. Fai. Ma tu ti devi guardare, io si vede. Devi guardare la camera. Devi salutare, di ciao. Fai uso in Ciao. aereo. Siamo io, la Marta, la Sara,
e la Vale e abbiamo deciso di fare questa cosa che sarebbe tipo un cinema, che lì c'è lo schermo e ma dai, prendere la banconota e quindi lo schermo è una cosa molto imbarazzante. Questo è il biglietto per entrare, un bellissimo gettone coniato da me, e dobbiamo entrare là dentro. Tina si sta facendo insegnare da Pep come si gioca a biliardo. E diciamo, i tuoi primi sentimenti al riguardo? Ho paura. Ma devi insegnarmi a tenere. Questi sono i momenti sexy in cui... Parla ad alta voce che devi spiegare a tutti. Fammi rivestire, va. La stanghetta. L'astice si alza, si chiama asta, ma per Pepe è stanghetta. Adesso iniziamo noi, hai iniziato tu. Allora, facciamo spiegare da me. Dai, allora. Questa è la situazione iniziale. No, ma spiegami. Guarda. Paolo guarda, andrà. Aspetta che lui dall'alto. A volte può andare di culo, a volte no. Stavolta com'è andata? È andata bene. Stavolta ma mi dicono che è andata bene. La squadra è composta da Pepe e la Valentina e mi sa che non è una buona squadra. Voi cosa ne pensate della squadra? Tenete Paolo e Cristian o Pepe? Sarcina forever. Ok. Ma chi è? Chi è Cristian? Sì, purtroppo sono in squadra insieme perché Valentina l'hanno venduta a Pepe. Vabbè. Valentina sta tirando. Così col buco non serve un cazzo. Guarda che faccio. A sto punto tiri così e fai così. L'obiettivo è che l'asta deve mirare. L'astetta. Deve mirare il centro della palla bianca. Però la palla. Vale, tira e basta. Io faccio così. Così. Ci metto un dito sotto. E dov'è che devo tirare? Valentino, la ragazza confusa. Così. Cerca di tenerla sempre dritta senza mai muoverla. Deve scorrere su sto infatti e cerca di prendere questa cosa la vediamo ardua, vero Marco? Va bene. Esattamente. No, vedere vai. Va bene. Vabbè, dai, come primo tiro è stato abbastanza pessimo. Ehi amici! Lui è il mio amico gigante. Dai! Tanto non c'è la tua faccia. No, è troppo. Dai che tocchi con la cresta. Stanno giocando a bowling. E la cosa è abbastanza imbarazzante anche questa, dato che nessuno sa realmente giocare a bowling. Ma delle brutte persone, io non volevo giocare. Appunto la Marta sta mostrando il suo dispiacere. Mostra il suo dispiacere. Questa bella tranquilla, perché è un po' un cazzo. Io invece ho degli impedimentum. E non posso. È il tiro più bello in assoluto. Seguiamo. Povero, gioia. Ciao Manzotti. Saluta. Dai, chicca. Chicca l'acquetta per l'Italia. Dai, saluta. Ciao, amici. Là sotto. Saluta. Vai, Pani, ciao. Ciao. Vabbè, ce la faccio. No, dalla cassa. La Gialissa che ha il canale YouTube. No, veramente, sono io. Andiamo dal sacco. Cosa succede poi? Cosa fai? E ti riprendo. Dai. Di chi sei? Di chi sei? Metti i capelli. Metti i capelli. Di chi sei? Come ti sono? Di, presentati, nome, già, da dove vieni. Bella bellezza architettonica. Certo. Certo, cioè diglielo, scusami. Dai, fai un appello. Sono un gran figo. Mi chiamo Cristian, me le faccio tutte, vero? Dai, cioè tu fai un appello che cerchi la ragazza. Faccio io l'appello per Pep. Salve prof, va bene? Dai, vai, iscriviti. Lui è Matteo, è il mio nuovo migliore amico. Vai. E cerca la ragazza. Sì. Possibilmente alta. Cercasi ragazza per ragazza. Cercasi
casi ragazza per Pep, mamma non delirare, non ti preoccupare, è tutto a posto, vai a dormire, a posto. È vero. Tu ciao. Cerchi anche tu il ragazzo? Sì, cerco anche io il ragazzo, mi chiamo Marta. Non so se no. Ciao, io sono Giolissa, mi avete visto in 70 video, ma mi ripresento. Atti d'amore. E spero che continuerete a seguire i miei video e avrebbe... Quello è il ragazzo di cui parlavamo, che è ignaro di far parte di un video, ok? È venuto a conoscenza che fa parte di un video. Ciao! Lampertico! Di ciao! Di ciao! Fai la presentazione per me, di che riprenderò mentre tiro. Ok, la Vale riprenderà mentre tiro. Di uno, cazzo fuoco! Gliela famo? No, non gliela famo. I piedi, non li vedete. La sconfitta! No, tieni. Sempre io. Due volte. Vi presento il mio amico San Francesco. Dove sei? San Francesco ha detto in ascesa per il cielo e per la benedizione. Non so se voi vedete, ma se voi mettete una biglia scenderà in modo come l'esperimento ideale di Galileo Galilei. Riuscirà. Facciamo un primo piano sulla croce. E poi iniziamo a pregare insieme. Si è verificato un problema, l'operatore è stato avvisato, non posso più tirare. Beh, poi aiutami. Che preghiere bisogna dire con Rosario? Io non me lo ricordo. Io ho fatto l'appello per averla tipa, Allora. No, non ho bisogno. Allora. Raga, è un figo, cioè, guardatelo. Cioè, facciamo una classifica. Lui è primo. Posso dire? Ok, Ave Maria. Pregate insieme a noi. Ave Maria, 13 aprile. La cazzata. No, è 13. Paolo, la cazzata. Cristian, stai immortalando questo momento. Dai, stai immortalando, Peppe. Oggi è il 13 aprile 2013. Guardate che figo, cioè io l'ho sempre amato l'Ampertico. Nasceva lui. Peppe. L'autore di Peppe. Tre anni fa. Io sono iscritta alla tua fanpage. L'autore di Peppe. L'autore di Peppe. L'autore di Peppe, ancora io. Facciamo un primo piano. Complessivo. Taglia. Siamo a cavallo. Vai, pausi ci sono. È troppo figo la... Cioè guardate che merce di prima qualità. Raga, cioè ce l'abbiamo... E io lo conosco da 2 anni. Ho capito, ma... Stile Jackass. Oh ma se gliele butti giù sei stupido. Bella. Vai. Ciao fan. E non so cosa dire, Gianni. Vieni. Dai, fate un discorso. Ragazzo, è un po' sfigato, è il suo vicino di casa. Ah, è il mio vicino di casa. Lei è la mia vicina di banco. Siamo tutti vicini. Poi ci sono io che non c'entro un cazzo. Adesso anche la Gianni, che era in classe con noi. Ma però vabbè, non è più in classe con noi. Ma la degli sfigati quella. Poi c'è anche la Vale. Vale, là sotto ti ha... Cristian, Giolissa, no, l'ho già detta. Ho fatto spero. Poi c'è davvero, vabbè, Cristian, nella vita. Nostro tesoro. E basta, questi sono i momenti che mi fanno sentire Forever Alone. Sono una coppia bellissima. E rivedranno questo video fra molti anni dicendo quanto erano carini all'epoca, lo faranno vedere ai loro figli. È tardissimo. Sono alle 4 di notte. Mamma mia, sono con 3 piani a piedi, stiamo tornando adesso. Come la sendina. Ciao. Questa la sendina non ce l'ho. Guardate che c'è mia madre che sveglia. Allora, siamo a casa, come avete visto dal video in cui la Vale stava cadendo, mi è uscita sta voce perché non lo so, avrò urlato troppo. E adesso vediamo la Vale che aprirà il suo uovo. Ecco, è l'uovo della Paola. Sono grandi firme per lei. Quanto l'hai pagato? Ma sinceramente penso che sia 2 euro, perché dopo Pasqua sapete che vi scontano le uova.
Ma dipende, comunque mi si è già aperta, ma è caduto insieme, nemmeno la soddisfazione. Però vediamo. La sorpresa che è incastrata. Mi sembra che un paio di occhiali da sole, sì, lo sono. Meravigliosi. Di che marca? Cioccolato ovunque. Non lo so, sai. Marca. Crazy. No, aspetta che la sto zoomando. È scritto proprio CR. Fa vedere, mostrala. CRESY. Ok. C'ho sta voce da trans siberiano ed è veramente, oddio, c'ho la mia faccia, boh. Ed è veramente una voce da trans siberiano, è bruttissima. Vediamo quanti acchiappasogni ha la Vale. Un acchiappasogni, questo gliel'ho regalato io. Un secondo acchiappasogni, terzo acchiappasogni, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo. La Vale è la ragazza degli acchiappasogni. Abbiamo deciso di guardare solo tre. Sono sette, scusa. Dai però. Ma c'è la luce dietro, ecco. Ciao. Senti la mia di voce. Ma era che? Io non mi riprendo, stai tranquilla. Ah, cioè, invece io sì e tu no, mi sembra una cosa giusta. Ieri sto andando in leggings. Sei mia sorella. E io ti ricatto in questo video. Fuck. Cos'è, mi stai dicendo fuck? No. Ciao, fuck. Ciao. Fuck. Ah, cosa dai, Valentina?